via la macchina la rottura di Romanziera. Dall'esterno della prima fila il numero 4 di Real Demar con allargo Ranchi, poi più indietro il 6 di Right Way LF lungo la corda Rolly Mille che cerca di convergere. L'imbocco della piegata con Real Demar, le prese con Ranchi, si crea un gap, cerca di ricucire Right Way LF per non permettere che Ranchi si parcheggi in seconda posizione della corda, poi il gap è abbondante e così Pasquale Ciarmiello staziona dietro a Real Demar. Lancio in 14.8, piuttosto svelto ora Giancarlo Morelli che guida la compagnia davanti a Ranchi, poi Right Way LF a distanza ricuce lo strappo Rolly 1000, i primi 400 in 31. Ritmo un po' moderato, ora intanto la rottura lungo la corda del numero 6 di Right Way LF che confonde il passo, quindi lascia via libera al 7 di Red Docci di Gasti e Tonio Nanna, che tiene all'esterno il 2 di Rolly 1000, cavalli che affrontano così i primi 600 di gara in 46.4. Il passaggio con il treno esterno che si forma con Rolly 1000 che si porta appresso Rushmore DVM che viene a costruire lungo la corda, c'è sempre il 5 di Ranchi, cavalli che percorrono così il primo mezzo miglio da 1.17.21.2, appena abbondante per i primi 800 Real Demar e Giancarlo Morelli che tiene tutti a una di margine il primo chilometro in 1.17.5. Si va così sulla retta opposta, 5.50 al termine, Rushmore che si ingamba dalle retrovie, Rolly 1000 che cerca di fare quel che può perché per ora Ranchi rimane lì a fare un po' d'elastico e tiene chiuso il 7 di Red Docci di Gasti, 15.4 sulla retta di fronte, Real Demar che prova la fuga, palo lontano, si libera ora Rushmore DVM che può mettere in campo azione redditizia così come il 7 di Red Docci di Gasti, cavalli che si trovano così all'imbocco dell'addirittura d'arrivo, Real Demar in avanti dalle retrovie, Rushmore, Red Docci di Gasti lungo la corda, Rolly 1000, intanto l'imbocco addirittura dopo una curva in 15.7, Real Demar che cerca di fare quel che può, intanto Rushmore DVM che viene a vincere sul 7 di Red Docci di Gasti. Per il terzo il 4 di Real Demar, rivediamo le ultime battute, la forma e la qualità e la guida per Rushmore DVM 2.24 al tot, che come sempre costruisce all'esterno in maniera molto molto redditizia. Leonardo Vastano nel finale mette il sigillo a questa sesta de San Paolo 10.74. Il probabile ufficioso ordine d'arrivo 2.4 appena abbondante, 1.17.7 la media chilometro.